Buonasera a tutti, grazie per questa occasione. Io sono non solo in rappresentanza del Festival Nuez, ma sono soprattutto qui come amico e collega di Gabos da parecchio tempo. Facciamo fumetti, anzi praticamente abbiamo quasi iniziato assieme a lavorare professionalmente. Ed è una bella occasione venire a parlare appunto di graphic novel. Visto che il tema è stato introdotto, allora spieghiamo subito per quelli che non sono troppo avvezzi con questi termini di origine inglese. In realtà graphic novel è romanzo grafico. Cosa significa? Significa che c'è un testo narrativo che può essere realizzato non con il linguaggio letterario, ma anche con il linguaggio del fumetto. Il linguaggio del fumetto è un altro linguaggio, uno straordinario linguaggio, perché permette di raccontare molto bene, anzi qualcuno dice che essendo un linguaggio ibrido, un linguaggio più complesso, permette di raccontare meglio la complessità della realtà rispetto al romanzo che qualcun altro vede, per esempio, un po' in crisi. Quindi, quando parliamo di graphic novel stiamo parlando comunque di un fumetto, il codice, il linguaggio è quello. È un fumetto particolare per noi
noi che siamo qui oggi, perché è ambientato proprio nel Sulcis, ci sono molte situazioni proprio che riguardano questo luogo fisico in cui, ci troviamo. Io nella chiacchierata con Otto, anche se io lo chiamo più normalmente Mariotto, appunto, perché il suo nome è così anagrafico, è Mariotto Rivelli, voglio iniziare proprio da questo scenario del Sulcis, perché se questo racconto è ambientato qui c'è una ragione. Come sempre succede nella narrativa di Mariotto, le ragioni sono quasi sempre personali, è sempre qualcosa che si lega ai suoi affetti, al suo vissuto, a suggestioni ed emozioni da lui vissute. Allora, io so che lui è nato a Cagliari, ha vissuto per lungo tempo a Cagliari, adesso è bolognese di adozione, quindi la prima cosa che mi sono chiesto quando sapevo che stava lavorando a questo romanzo grafico e veniva anche qui a fare delle ricerche, mi sono domandato chissà da dove nasce questa passione, questo affetto per il Sulcis. E allora glielo facciamo dire a lui, adesso io è la seconda presentazione che facciamo, quindi faccio delle domande un po' retoriche perché in realtà molte cose le so. Però stavolta cambio, vi stupisco. Rispondo alla domanda citando l'inizio della postfazione al libro, che appunto svela questa mia passione legata col Sulcis. Ve lo leggo, è brevissimo, poi ve lo lascio scoprire più avanti. Allora, bisognava alzarsi molto presto, il viaggio sarebbe stato lungo. Fuori era ancora buio perché la notte d'inverno non vuole finire mai. La levataccia era una pratica necessaria quando di tanto in tanto mia madre mi portava a scuola con le Iglesias, una specie di premio per qualche bel voto in pagella. Con gli occhi ancora addormentati, incollati dal sonno, trangugiavo contro voglia il mio caffè latte, poi infagottato nel capotto pesante, salivo sulla Fiat 1100 di mio padre che ci portava in stazione. Ecco, nasce così questa mia madre ha insegnato per tantissimi anni nel Sulcis, prima a Arcao, nel frattempo anche prima ancora in qualche paesino senza nome, qualche stazzo, presumo, dove c'era una stalla con la multiclasse, prima, seconda, terza, quarta e quinta, in fila, non c'era il pavimento, mi racconta che entravano le galline, era un periodo, parliamo dei prima metà degli anni 50, tanto tempo fa. Poi dopo è stata trasferita a Iglesias, dove ha insegnato ovviamente per tanti anni, penso meno 15, dividendosi tra Campo Pisano e Campo Romano, in zona di minatori. Mi parlava sempre di questi minatori, di questa malattia drammatica che ho scoperto, che era la silicosi, e ogni tanto mi portava con lei in treno, un viaggio che mi sembrava lunghissimo, però uno ha fatto notare, non è che fosse un viaggio lunghissimo, era il treno che andava lentissimo, quindi che chilometri sono questi, quindi nella percezione di bambino però mi sembra veramente una traversata, una cosa enorme. E quindi mi è capitato di andare più volte nel Sulcis, se ne parlavo, mi parlava anche di Carbonio, questa città di fondazione, venuta fuori col tempo del fascismo. La città di Carbonio però l'ho scoperta più avanti, mi ricordo avevo fatto una gita in famiglia, eravamo venuti qui di passaggio e mi aveva impressionato l'architettura del centro. L'ho vista per un po' più di tempo, una quindicina d'anni fa, quando Ivo Palazzari, che è appena entrato adesso, aveva organizzato un bellissimo festival proprio qua a Carbonio. Aveva invitato, c'ero io, c'era Benzi, e c'era un autore giapponese, misteriosissimo, Maruo con gli occhiali neri, e di trovo ha fatto la mostra proprio là in centro. E quella è stata proprio la rivelazione di per Carbonio. Era già venuto là un'idea di base per magari farci in lontano futuro un qualcosa. È arrivato poi anni dopo, come è iniziata a venire l'idea. Vedete in TV un po' la situazione drammatica in cui riversa il Sulcis minerario, le dimostrazioni dell'alcol, e non volevo fare tanto da raccontare il Sulcis in qualche maniera, riprendere un po' quello che sta succedendo adesso, però raccontando com'era la situazione tanto tempo fa. Quindi nel giro di qualche tempo sono venuti fuori due progetti. Questo che vedete qua, che all'inizio non volevo disegnare io, volevo che fosse disegnato da un altro autore, non volevo essere così coinvolto dal punto di vista emotivo. Poi le cose non sono andate come dovevano andare, mi sono assunto questa responsabilità di farlo.
Però mentre scrivevo, nel frattempo con me era venuta fuori una bellissima collana che veniva allegata per il mio Sardegna, che era Storia della Sardegna a fumetti. Il mio volume era quello conclusivo e l'avevo raccontato in qualche maniera i fatti dopo l'eccidio di Bugello. Quindi torniamo in questa zona, altra miniera, questa volta di zinco, non di carbone, non di piombo, ma di zinco. Finalmente mi sono messo a fare questo libro, scritto, ho preso appunti, ho visto la loro foto, e esattamente un anno fa, più o meno di questo periodo, sono venuto qua a Carboni a fare il sopralluogo proprio qua in miniera. Adesso sto scrivendo una storia brevissima di 2 pagine che uscirà sul Corriere della Sera, proprio qua, la mia arrivo in stazione, e adesso che faccio? Non sapevo come andare, c'era un signore che mi ha indirizzato, poi qua sono venuto, non trovavo nessuno, e ho avuto la fortuna di trovare la guida qua in miniera, che è stata tutta per me, perché non c'era nessuno al museo, quindi ho passato diverse ore della mattina a visitare la miniera, prendendo appunto, facendo foto, qualcuna delle foto l'ho anche messa in appendice, che era estremamente interessante. Quindi finalmente ho innestato nel resto del romanzo anche finalmente come la miniera vista dal vivo, che fino a quel momento l'avevo vista in foto, con conto vederla in foto, un conto vedere le torri da sotto o addirittura la miniera da dentro, in mezzo, che tutta un'altra esperienza, quindi questo mi ha aiutato tantissimo. Nasce da questo, questa idea del Sulcis, che è un bel posto per essere raccontato, ho deciso di ambientarci un romanzo che definirei più che altro un romanzo trasversale, perché attinge, sconfina nel noir, però così, sconfina nel giallo, ma tradisco il giallo come genere narrativo, è un romanzo storico, commedia, insomma, ho messo un po' di tutto quello che volevo raccontare. Spero di esserci riuscito, è importante, è ambientata un anno dopo la fondazione di Carbone, per cui siamo nel 39, ormai la seconda guerra mondiale è scoppiata da 2 mesi, perché il 1 settembre i tedeschi invadono la Polonia, qua saremo a occhio fino a ottobre, novembre, e ho voluto raccontare un Sulcis molto particolare, un Sulcis che mi estenderei anche, non è un'idea di Sardegna. Normalmente l'immaginario collettivo contemporaneo di chi non sta in Sardegna, Sardegna è terra di vacanze, sole, che meraviglia, ah, beato te che stai in Sardegna e compagnia cantante. In questo periodo qua la Sardegna non era certo terra di vacanze, era terra di confino, terra abbastanza di punizione, con infrastrutture molto problematiche, e allora l'ho raccontata che di pioggia a fango. Sostanzialmente questo lungo autunno dove piove e c'è molto fango e dà un'idea proprio opposta a quella della vacanza. Quando c'è il mare mosso, col cielo plumbeo e piove, quindi ho voluto poi far vedere anche l'altra faccia della medaglia, com'era esattamente quel tempo, per cui ci sono personaggi al confino, personaggi mandati in punizione, persone che vivono là, fanno la loro vita nel bene e nel male, gioie e dolori, come sono nei luoghi, e poi le facce dei minatori. Le usate spesso, ho deciso di farli parlare col silenzio, con gli sguardi, l'atteggiamento, sono sguardi tutto sommato giudicano ma non si pronunciano. Questo qualche ingrediente, parola a baby. Sì, nelle storie di Mariotto c'è sempre questo elemento del tempo un po' sospeso. Lui, da quando ha iniziato, vi ho detto che abbiamo iniziato praticamente assieme, quindi io sono uno di quelli che ha seguito proprio il suo lavoro dall'inizio. Lui è stato uno dei primi, per esempio, in Italia a proporre quel genere, possiamo definirlo così, di realismo magico, anche spesso, anzi quasi sempre, con connotazioni anche molto biografiche, che qui in Italia era un po' tipo di narrazione, soprattutto nel fumetto, che non veniva vista con troppo favore. Poi invece è stata rivalutata quando un gruppo di autori francesi che si sono riuniti in questa associazione, che ha avuto un certo successo di critica, hanno riproposto queste cose e sono state valutate come innovative, come una maniera anche così in un certo senso provocatoria, e io ogni volta che vedevo questi ottimi lavori dell'associazione pensavo a Mariotto, pensavo anche alla nostra amica Vanna Vinci, che in effetti quando ci vedevamo in un circoletto di Cagliari, in via Piccioni, e si parlava di fumetto, si lavorava proprio su questi temi, soprattutto loro cercavano di lavorare su questi temi. E visto che abbiamo parlato del fatto che comunque tu hai scelto di trattare questi
questo racconto attraverso il codice, il linguaggio del fumetto. Ti faccio una domanda, dato che a me succede molte volte che viene in mente un'idea e subito penso che quell'idea è adatta magari per un fumetto e non per un libro, o viceversa, mi viene un'idea, una storia da raccontare, ci lavoro e tutto quello che sul piano proprio espressivo mi viene in mente mi riconduce per esempio le parole, quindi alla letteratura, al racconto letterario. Altre volte invece accade il contrario, l'idea diventa già nella mia testa un fumetto e non può essere altro che un fumetto. Succede anche a te? Ti è successo per questo romanzo? Sì, anzi ti rispondo con una cosa che adesso, in questi giorni, ho iniziato a scrivere un racconto invece soltanto letterario con Marmo, che porterò in scena il mese prossimo con Ettore Marmo, questo signore, il commissario tutto d'un pezzo, il nome che vedete là, che porterò in scena in una sorta di reading il prossimo mese a Iglesias e a Bologna, due date ravvicinatissime, e metterò in scena un racconto letterario di Marmo. Però l'idea principale, quando ho avuto la visione, avevo proprio voglia di... Io, come ho detto, io non volevo disegnarlo, però volevo che fosse un fumetto, perché disegnare queste cose così austere del sulcis, e poi soprattutto le scene minerarie, pensavo che fosse una bella cosa da disegnare. E soprattutto pensavo alle facce dei minatori. Volevo usare il silenzio, secondo me la cosa migliore sarebbe stata disegnare. Quindi non avevo visto, non è nemmeno sfiorato in mente di trovare un'altra modalità. Rivedendolo poi dopo, rileggendo, riparlando negli incontri che sono venuti questi giorni, è venuto fuori una cosa molto interessante qualche giorno fa nella data di Bologna, che conversavo con Marcello Fois e parlavamo di questa cosa che a lui sembrava evidente, poi anche a me, che leggendo questo non dà l'idea di un film. Io mentre lavoravo a questo, una cosa che capita molto spesso a noi che facciamo fumetti, un fumetto pensando già che sia un film, cioè, come inteso come scansione narrativa, come regia, come montaggio, come velocità. In questo caso invece pensavo a un testo scritto. Quindi certo, ho realizzato però una grande volontà di fare un testo a fumetti, e invece dentro di me invece lo volevo fare a fumetti, avendo come referente principale la letteratura parlata, quella scritta. Quindi abbastanza viene da più parti. Però non ho mai avuto dubbi che quello doveva essere un romanzo a fumetti, questo. Poi il referente, i riferimenti letterari, l'atteggiamento, le modalità di composizione, quelle sono altre, le scopri strada facendo, anche come le pensi, come vengono, come le progetti. Io faccio delle parti, lavoro a segmenti, disegno circa una ventina di pagine a matita, poi metto i testi e poi vado avanti così, se no mi annoio. Se dovessi fare tutta un'infilata di queste 138 pagine, le matite di tutte le 138 pagine mi verrebbe un po' male, mi stanco, mi stufo, voglio avere ripensamenti, ho molto spesso dei ripensamenti che sposto dalle tavole, aggiungo sequenze, le taglio, ed è il bello del lavoro quello, se no diventa una mera pratica compilativa, molto artigianale, un po' meno creativa. Quindi, però non ho mai avuto dubbi su cosa doveva essere questo romanzo, a partire dal titolo che è venuto quasi subito all'inizio. E adesso addentriamoci un po' in questo romanzo. Mario ci ha già detto che si vede un'immagine della Sardegna che non è quella consueta, quella che uno si aspetta, anzi, proprio guardando già la copertina, se noi vediamo, se non riconosciamo che quella piattaforma sopra cui si è messo il personaggio è la Sardegna, forse la Sardegna non ci viene neanche in mente, perché lui parlava dell'operazione che ha fatto anche cromatica di rappresentare una Sardegna scura, cupa, piovosa, con questo mare perennemente agitato. Ha scelto anche di ambientare la storia nel periodo fascista. E anche questo, se vogliamo, è abbastanza inedito, non tanto per noi, perché poi di storie ambientate nel fascismo ne conosciamo, di autori sardi, però l'idea che sia fuori della Sardegna la si associa poche volte fuori da qui, cioè ci si ricorda poco della Sardegna in quel particolare periodo. E
Questo andare a cercare sempre qualcosa di inedito si riflette anche nel come costruita la narrazione. Perché è stato detto un noir, un giallo. Beh, se andiamo a vedere così quali sono gli avvenimenti che accadono nel corso della vicenda raccontata, sì, potremmo definirlo un romanzo poliziesco, nel senso che ci sono degli omicidi, c'è un'indagine, il protagonista è un poliziotto. Però in realtà non è questo, non è il genere che interessa Marietto, infatti quasi lo destruttura, va avanti cercando quasi di provocare il lettore, tradendo ogni volta quelle che sono le sue attese di un racconto di genere, tradendo le attese, ma in questo modo sorprendendo il lettore, perché infatti è un romanzo che ci sorprende praticamente ad ogni pagina. Ci sorprende anche, diceva, questo forse deriva proprio dalla maniera in cui lui lavora e che ci spiegava poco fa, lo sorprende anche con dei cambi di ritmo improvvisi. Passiamo da delle scene dialogate, dalle scene che hanno una scansione abbastanza così ritmata, a dei momenti di assoluta sospensione narrativa, quasi onirici, anche se non lo sono magari di fatto nel contesto del racconto, dove il tempo si sospende, dove addirittura non ci sono parole, dove tutto è affidato allo sguardo del lettore. In questo modo però Mariotto riesce anche a far vedere quali sono le potenzialità del mezzo che sta usando, riesce a farci capire che attraverso un racconto illustrato, quando la storia si adatta a questo racconto, si possono raggiungere dei territori dove le sole parole o le sole immagini non arriverebbero, e riesce a toccare le nostre corde che poi generano appunto le emozioni. Quindi chi cercherà il racconto poliziesco non resterà deluso, però attenzione, sarà sorpreso da un racconto che ad ogni pagina lo sorprenderà. La cosa che vorrei dire, però ho paura anche di fare lo spoiler, che ci sono certe domande a cui una volta letto il romanzo forse neanche l'autore sa rispondere, e non è una cosa insolita. Per esempio, a me viene in mente Raymond Chandler, famosissimo scrittore di romanzi polizieschi, il creatore di Philip Marlowe, dell'investigatore Philip Marlowe, che a cui chiesero riguardo a uno dei suoi romanzi più famosi, che è Il Grande Sonno, diventato anche un film con Humphrey Bogart e Lauren Bacall, chiesero: ma è il personaggio che alla fine compare lì, chi l'ha ucciso? In quel momento rinunciando a questo qui, non lo so neanche io. Questo può accadere, perché in effetti non è importante soltanto il meccanismo, come lo è solitamente nel racconto di genere. Qui è importante, credo, soprattutto un'atmosfera, i sentimenti dei personaggi che si legano a quell'atmosfera. E l'illusione della terraferma che cos'è? Spiegaci un po' questo titolo, non fatelo spiegare a me. Spieghiamo. Allora, succede che il protagonista di questo libro, quando non ti faccio degli spoiler, tanto si capisce fin dall'inizio, è un commissario di polizia molto riluttante, nel senso lui si sente soldato, ha combattuto guerra di Spagna, guerra di Etiopia, voleva fare il soldato, poi gli propone di entrare in polizia per fare carriera a Roma, magari una bellissima carriera. Ha un caratteraccio, ma e poi anche direi che può essere anche un Don Giovanni, non lo dico, però non lo si può anche capire. Ma la favola ha una relazione sbagliata con la persona sbagliata, sia con la moglie del questore di Roma, del prefetto, che lo sbatte in Sardegna come si usava un tempo. E arriva in questa terra che lui detesta, uno perché ti siene nell'entroterra, detesta l'isola, detesta il mare, odia il pesce. È in un posto arretrato, quindi sta veramente male e disgustato. Ogni volta che può, si fa portare in macchina, come lui dice che non guida, poi dopo si scopriranno determinate altre cose, si fa portare dal suo brigadiere, il brigadiere Malus, e alla fine del succi, diciamo, porto scuso,
fondo, dove si vedono Sant'Antio, che magari in certi momenti, da qualche altra parte, si può addirittura vedere Carloforte. Vedendo un'isola di fronte a sé, lui ha l'illusione di stare in accesso alla terraferma, sia in continente, in Italia, quindi questo qua in qualche maniera lo conforta. E intanto quando non sa cosa fare va appunto a deliziarsi a vedere il mare con un'altra isola davanti, almeno io forse sono sulla terra, cosa che non è in Sardegna. E una di queste puntate consolatorie trova il primo cadavere che galleggia allegramente sul mare, quindi il titolo deriva da questo ed è anche una riflessione che faccio da molto tempo riguardo un po' il mio concetto storico, non tanto nel presente ma c'è stato nel passato, mi è venuto spesso rileggendo la storia di Sardegna proprio anche nel lavoro fatto insieme. La Sardegna spesso è stata un'isola senza mare, che non ha mai sfruttato la potenzialità del mare. Il mare cos'è? Per io che sono di città di mare e vivo da 30 anni in una città dove non c'è nemmeno il fiume perché l'hanno interrato a Bologna, e a chilometri di Portici, per cui molto claustrofobico, il mare mi manca in maniera terribile. E il mare cos'è? Per me è libertà, guardo l'orizzonte, i pensieri aumentano, spaziano, vanno da altre parti, sto bene. E per la storia Sardegna ce l'ha condotto il contrario, non abbiamo mai frequentato il mare, pochissime città sulla costa, tutti dentro, anche la nostra tradizione, la gastronomia, folklore, tutto basato sull'entroterra, agropastorale, quindi un'isola senza mare, non abbiamo mai stato un popolo di navigatori, come pensiamo a noi sardana della leggenda. Nell'antichità era diversa, ma nell'epoca moderna la Sardegna è stata questa, quindi un'occasione mancata, quindi anche questa riflessione che alla fine è il paradosso, non solo i sardi ma anche il protagonista ha questa visione qua di scomodità rispetto all'isola, la volevo sottolineare. Poi adesso è molto diverso fortunatamente, però certe cose rimangono nelle radici e ogni tanto vengono fuori sotto traccia questi discorsi, perché in quest'isola qua, oltre a Marmo, qua tutto lì, c'è qualche altro mandato al confino politico, persone che vivono invece nel posto e cercano di fare un'arrampicata sociale, altri invece che sono stati chiamati in Sardegna a lavorare in miniera o come operai o addirittura come ingegneri, invece hanno quell'entusiasmo tecnocrate e si immaginano un futuro migliore proprio durante il fascismo. Quindi abbiamo diversi punti di vista che per una serie di ragioni di coincidenze vanno a trovarsi tutti insieme in questo autunno piovoso del 1939, per cui la storia si svolge tendenzialmente in tre siti, Iglesia, Scarbonia e c'è una puntata a Carloforte a un certo punto del libro. Naturalmente l'illusione della terraferma è anche questa situazione un po' di instabilità da cui non riescono a sottrarsi questi personaggi, perché in realtà sono in Sardegna, sono in un posto periferico, però in realtà anche qui la vita va avanti, le vicende anche drammatiche poi dell'Italia di quel tempo si riverberano nella vita di provincia, quindi incidono nell'esperienza dei personaggi. Io non sono troppo d'accordo con la sua visione del rapporto tra la Sardegna e il mare, perché secondo me i sardi al mare ci sono abituati e quindi hanno verso il mare un rapporto meno enfatico, più disincantato e disilluso di quello che hanno magari i bolognesi, che il mare non ce l'hanno proprio lì e devono spostarsi di un po' di chilometri. Però l'abilità di Mariotto è stata proprio quella di riuscire a sfruttare questa idea un po' contraddittoria dell'isola che effettivamente nell'età moderna non si è distinta per essere un'isola di grandi marinai, ma al contrario, anzi sì, c'è questo quasi mito dei sardi che sono legati all'entroterra. Un mito che forse non è completamente veritiero, ma che comunque esiste e viene sfruttato a livello di metafora, viene sfruttato benissimo nel descrivere questo personaggio che anche dal nome, questo protagonista della storia, un nome che ci riconduce fortemente alla terra e a un certo immobilismo, proprio quell'immobilismo che lui contraddice ogni momento, che è Marmo, poliziotto si chiama Marmo, e deve essere uno di quei personaggi, perché poi Mariotto è uno che si innamora anche dei personaggi e non solo dei personaggi, si innamora anche di determinati oggetti, di determinati dettagli, e io credo che questo personaggio comunque ritornerà, anzi
sappiamo che sta già ritornando in questo racconto che poi animerà i suoi reading. Perché? Perché si vede che questo personaggio gli è venuto proprio bene. È difficile molte volte identificarsi con dei protagonisti che sono lontani da noi nel tempo, anche nel tipo di abitudini di vita, eppure noi riusciamo, noi lettori, dico, a riconoscerci qualcosa. Evidentemente ha costruito bene questo ispettore, cosa un ispettore non è stato necessario, ma quello che ti voglio chiedere, sei partito dal personaggio, come so che molte volte ti accade, oppure è finito nello scenario che stavi costruendo e poi dopo ha preso vita? No, io parto sempre dai personaggi, poi li metto in una stanza insieme e vediamo cosa succede. No, Marmo l'ho costruito nel tempo e con il tempo sono entrato in confidenza, ecco, non è nato tutto immediatamente, ma è stato poi costruito perché ho iniziato a scoprirlo, conoscerlo, avere più confidenza, poi la confidenza nascono altri ragionamenti. Poi ogni tanto metto dei pezzettini del suo passato che magari si aprono a scenari altri, tipo che di Siena si scopre a un certo punto a una pagina avanti che propone a un brigadiere Mallus di fare il fantino, magari nel caso dovesse andare a trovare a Siena. Che ha avuto queste relazioni altre, vengono fuori attraverso dei piccolissimi flashback, stessa cosa con le guerre passate che ha svolto. Poi pian piano vengono fuori tutti i suoi aspetti caratteriali. Lui è sostanzialmente un investigatore riluttante, non ha gran voglia di fare queste indagini. Ma ho avuto un po' dopo altre volte che avevo fatto delle incursioni nell'ambito del noir con altri amici scrittori che però sono proprio specialisti. Ho fatto due libri con Pino Cacucci, che lui ha scritto narrativa noir, essenzialmente uno scrittore noir che si sconfina spesso nello storico, nella nostalgia del Messico, oppure con il grande Loriano Machiavelli, lui proprio il re del giallo italiano, l'ha inventato lui, quello contemporaneo, ecco. È la prima volta invece che prendo responsabilità di entrare in campo, però come ho detto prima, proprio tradendo le regole del giallo, per cui c'è l'investigatore riluttante. E mi ha anche confortato il fatto che forse la strada che stavo seguendo non era poi tanto sgangherata, che la mia passione che ho per Fred Vargas, non so quanti se voi siete appassionati, Fred Vargas è un'autrice di giallo francese che lavora con la sorella e fa questa saga del commissario Lansbert, che è uno nato su Pirenei che sembra molto sardo come carattere, come si comporta. Ecco, nei gialli della De Gialli, per modo di dire, gialli, alla fine la detection non è l'elemento principale, ma bensì come si perdono i personaggi, le relazioni che hanno, che sono personaggi fantastici, meravigliosi, sfaccettati. Per quello io li leggo, a un certo punto non mi importa proprio più nulla di capire se c'è un colpevole, ma mi interessano più le vicende personali di Arad, perché gli uccelli, il piccione che hanno salvato dal cappio sopravviverà, o se l'altro che si è dato dimissione alla polizia a Torre. Però alla fine mi sono trovato molto bene in quest'ambito qui, che anche se leggi Mortal Bound, alla fine che è altro romanzo, se i romanzi di quei personaggi sono ben congeniali, però là la detection c'è, fila. E allora però mi sono sentito in qualche maniera tranquillizzato, sì, ma sarà la cosa più importante, non mi definisco un autore giallo, ho fatto un'incursione, lo cito, per le orecchie, ma sostanzialmente mi piaceva parlare di persone che vivevano delle vicende in un periodo storico molto preciso, che è appunto questo, l'ultima parte del fascismo prima della guerra, quindi periodo autarchico. Ecco, questa qua dell'autarchia è stata sicuramente una cosa che mi ha interessato, andare a cercare documenti, abitudini, come era la vita autarchica. Carbone nasce anche per quello, cioè bisogna di coi tagli e l'embargo e quella sottoposta all'Italia si trovavano delle fonti energetiche altre. E là in mezzo c'è qualche battutina sul caffè che non si trova, su quell'altro, quello che a un certo punto Maro va a Carloforte e poi torna con della bottarga avuta chissà cosa, che gli sarà costato un occhio, frutto di chissà quali traffici. Quindi questa costante del cibo, ogni tanto mangio i miei personaggi, la zuppa, c'è quello, è anche un po' una riflessione sul quotidiano del periodo.
Facendo un po' il giro a Carbonia quando è venuto l'anno scorso, vedendo un po' com'era la situazione urbanistica, poi leggendo molto il materiale, una cosa che mi ha molto colpito è che spesso le case dei minatori erano dotate di cucina economica, che era già all'avanguardia, e il bagno, cosa che monitorando l'Italia del periodo era un lusso. Tante abitazioni avevano il bagno con la catapecchia fuori oppure non c'era affatto. C'è stato un periodo che andavo molto spesso in Germania, vivevo anche a Berlino, e mi ricordo in certi condomini erano anche negli anni 90 senza bagno. Mi ricordo uno, c'era il bagno di due pianerotti, c'era proprio il gabinetto, non il bagno, e quindi era per dire com'è la situazione europea fine vita, per cui sembravano dei privilegiati questi. Per cui Carbonia, pur essendo una città di fondazione, però aveva, dal punto di vista urbanistico, quindi anche sociale, era estremamente interessante. Quindi ogni tanto affiora qua. E poi l'anno scorso, ecco, c'è una scena che è stata determinante anche per il libro, ve la racconto, non è uno spoiler, ma è proprio un momento storico. Stavo facendo delle foto, ero nella piazza, la piazza Roma, e a un certo punto piove, non c'era nessuno, io come un cretino a fare le foto perché devo documentarmi. Ma era una situazione veramente paragonabile a quella famosa piazza metafisica, quando non c'è niente, io come un cretino là in mezzo con la pioggia. Mi ha colpito così tanto che è entrato nel romanzo proprio di Costa, che a un certo punto c'è Marmo, che ha passato una giornataccia, si fa lasciare a Carbonia e passeggia da solo, questa piazza alla fine sparisce tutta anche la piazza, e irrompe nella sua memoria quella giornata che forse era l'8, era primi di dicembre del 38, quando 7 dicembre forse, che Mussolini fa il famoso discorso, e qua ci sono degli stracci, qui c'è una piazza gremita, sembra apparentemente una situazione onirica, invece uno, quando è il giorno? 18 dicembre, prende alcuni stracci del discorso, li mette all'interno e diventa un momento assolutamente visionario. E là ho cambiato registro tecnico, proprio il materiale. Quasi tutta la storia è disegnata in maniera ultra classica, pennino per fare il pennino a china per fare i contorni e il pennello per fare le ombre, come faceva Prato. Poi invece è diventata un'altra cosa che non avevo progettato, ma l'ho scoperto. Questa sequenza invece di piazza metafisica l'ho disegnata con quelle matite colorate, quelle che si usavano a scuola elementare, perché mi veniva in mente l'opera di un grande pittore italiano sardo, Mario Sinori, che è quello che ha raccontato proprio in quel periodo lì, meglio di tutti, la poetica della periferia industriale che stava nascendo in Italia. Cioè i colori, queste terre, questi mattoni, questo viaggio fra industria, ufficio e casermone popolare l'ha raccontato nel miglior modo possibile. Quindi alla fine io non ho usato l'olio per questioni anche tecniche, poi dopo ci pregavo una settimana a asciugarlo, fare le scansioni era una problematica, ma usare comunque uno strumento molto materico come il pastello mi ha aiutato. E invece al momento del viaggio nel tempo, il discorso di Mussolini, ho usato la matita, la grafite classica, poi con delle passaggi successivi in digitale, quindi ho proprio cambiato registro, altri strumenti per entrare ancora di più nell'ottica territoriale. La matita ritorna anche in molte sequenze in cui racconto il paesaggio intorno. La matita mi sembrava lo strumento più indicato, più immediato per raccontare gli olivi, che sono alla fine protagonisti di certi luoghi, i rilievi, le strade che si vedevano nelle case sparse, e allora cambiavo lo strumento seguendo un po' questa inclinazione emotiva, sì, direi che è un approccio emotivo, il disegno in questo caso, cambiando strumento a seconda della necessità. Sì, avrete capito che questo è un libro pieno di digressioni, di dettagli, di particolari, sui quali è anche piacevole soffermarsi. Ed è un racconto che si legge con molto piacere, non è difficile da leggere, anche per chi non è abituato alla lettura del fumetto. Noi siamo abituati a considerare il linguaggio del fumetto come qualcosa più adatto ai ragazzi che agli adulti, e in effetti per certi versi è vero, ma non perché sia più facile, quindi adatto a persone che sono meno attrezzate magari sul piano culturale, perché è più facile capire quello che succede perché ci sono anche le immagini. No, non è questo il motivo. Il fumetto è un altro codice, e chi lo apprende da bambino
siccome è un codice complesso, in realtà leggere i fumetti è più difficile che leggere i libri, siccome è un codice complesso, chi lo apprende da bambino ha una certa facilità, ecco perché spesso i ragazzi sono più propensi a leggere i fumetti. Chi invece questo codice lo approccia da adulto, molte volte, in alcuni casi, può avere una certa difficoltà, proprio perché essendo un codice ibrido bisogna mettere insieme due codici differenti, quello letterario e quello comico. E quindi questo in molti casi può generare una certa difficoltà per il pubblico adulto che non è stato abituato da ragazzino a leggere il fumetto ad approcciare una graphic novel. Io direi che però nel caso di questo racconto di Otto Gabbes questo problema si pone quasi niente, proprio perché c'è la sua capacità di passare, di cambiare anche il registro. Ci sono intere scene appunto dove si affida solo all'immagine, altre dove diventa pregnante il dialogo. E soprattutto per il pubblico di qui, della gente che vive e conosce il luogo in cui è ambientato la storia, c'è anche il piacere di ritrovare quel luogo, anche se è così trasferito in un'epoca passata. Però la cosa più interessante, secondo me, è considerare questo racconto grafico con gli occhi di uno che non conosce Carbonio, magari non è mai venuto in Sardegna, non ha nulla questo racconto che sottolinei questo aspetto, siamo in questa città della Sardegna, no, è un racconto che può leggere benissimo chiunque e farsi affascinare da questi scenari che Mariotto riproduce in maniera così poetica in certi momenti. Io direi che se tu sei d'accordo, naturalmente, e ci fosse qualcuno che vuole porre delle domande, ha delle curiosità, possiamo lasciare un po' di spazio al dibattito, al botto e risposta. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande a Mariotto può benissimo sollevare la mano. Non siate timidi, siamo qui in famiglia. Però ti chiedo, visto che ormai è uscito, l'abbiamo presentato il giorno che l'abbiamo presentato a Cagliari, era appena arrivato, proprio facile. Io per presentarlo me lo sono dovuto leggere sulle scansioni che mi hai inviato qualche giorno precedente, però è passato ormai più di un mese, quindi il libro l'hai presentato da più parti, l'hai presentato anche a Bologna, ha avuto diverse recensioni. Ecco, allora raccontaci un po' come è stato accolto questo racconto, anche proprio in rapporto a quest'idea della Sardegna che per noi è importante ma magari fuori meno, e quindi c'è un'idea di Sardegna, c'è un raccontare il Sulci, c'è un racconto anche di Carbonia, ma viene vissuto in maniera differente se lo legge un continentale, diciamo, questo termine. Allora c'è tutto un campionario di lettere, email che ogni tanto ricevo, di lettori. Mi ha colpito molto che ci fossero parecchi lettori che l'hanno comprato in stazione. Ma è uno, premetto che non sono un lettore di fumetti, ma in stazione cercando un libro, ho preso il suo perché mi ha tirato dal titolo. Poi leggendo è stato uno splendido compagno di viaggio, come sto andando. Un altro dice, ho lavorato proprio in quei posti, mi sono ritrovato. Un altro lettore ancora fa, sembra che non ci siano dei posti abitati, per la certa racconta così. Le persone che non sono mai state in Sardegna, realmente uno mi ha fatto proprio questa domanda qua, ma perché piove così tanto? Uno me l'ha proprio chiesto, ma piove anche in Sardegna, noi siamo altrove. L'altro discorso, qualcuno mi ha fatto riferimento col Sulcis attuale, con la scena dei minatori, qualcuno me l'ha detto. Poi ovviamente c'è la domanda classica, ma poi l'assassino, quello ovvio, e poi ma ci sarà un seguito? E seguito sì, seguito ce lo sto preparando, se lo anticipo, sarà ambientato nel 43 a Cagliari durante i bombardamenti. E qui ci sarà di nuovo Marmo, altri personaggi, altri ancora che arriveranno. Nella mia mente galoppante di fervida fantasia ci sarebbe anche un terzo volume in cui Marmo stavolta non è più in Sardegna, ma torna nelle mie parti padane, la
lungo la linea gotica, dove era teatro della Resistenza, e lui si troverà in una condizione molto anomala, sono previsti diversi momenti di Bach. Però qua in mezzo metto, nella postfazione metto anche delle citazioni, qua c'è una cosa, racconta un po' della difficoltà di creare il personaggio dal punto di vista grafico. Nella mia prima immagine dovuta di marmo era quella di Pietro Germi quando fa Maledetto imbroglio, suo film tratto da Garda. Però avevo i capelli bianchi, era troppo vecchio, non volevo avere i capelli scuri, tentato di farlo così, però non funziona. Allora, sono andato avanti veramente mesi che con una quantità di prove di marmo notevole. Qua Beppio potrà anche far venire alla mente un'altra volta che pensavamo un altro personaggio insieme, anche lì avevo fatto centinaia di prove. Quindi io mi fisso finché non trovo la faccia lui, che faccio proprio la... siccome lavoro partendo dai personaggi. Per me è importante che il personaggio sia lui la vera, non uno che interpreta un ruolo, ma sia proprio lui. E non riuscivo a trovarlo. A un certo punto, addirittura a marmo, gli avevo fatto la faccia di Maurizio Piniglia, che i tifosi di calcio, allora giocava nel Cagliari. Però era troppo bello. Allora che ho fatto? Ero proprio disperato, così gli ho spaccato il naso a marmo. Il naso storace, e lui. Spaccandogli il naso mi è venuta un'idea, ma come si sarà rotto il naso? E allora ho lanciato il sasso, come si è rotto il naso, me l'ho detto perché. Si è rotto il naso nella sua prima indagine, che non era ancora commissario, nel Montefeltro. Montefeltro è quel territorio che a confine fra la Romagna e le Marche, dove c'è praticamente Urbino, posti bellissimi, meravigliosi, il Montefeltro. E è stato mandato lì. E là gli è successo qualcosa per cui si è rotto il naso. E quello sarà il primo caso del commissario Mando, adesso sarò costretto a scrivere prima o poi. Quindi il personaggio nasce anche di incidenti, di insicurezze, di cose che mi perdono. Poi non mi ricordo più la domanda. Ma sono andato parlato a ruota libera, siamo andati a parlare del... avevo anche già risposto, così comunque partendo da Mando, con questi affreschi si è arrivato... Dare il seguito? No. Ah, ecco, riscontri. Altri riscontri ci sono marmo e le donne. Uno, un giornalista che abbiamo intervistato, è uno dei tuoi libri in cui la componente femminile più massiccia, soprattutto c'è questo tourbillon di relazioni con un personaggio. Ecco. E allora ho risposto con una, mi è apparsa una cosa che in realtà mi era riapparsa un paio di settimane fa, che stavo facendo un trasloco a Cagliari, mi sono affiorate due riviste che avevo comprato al mercatino del Bastione di Cagliari. Erano due riviste tedesche illustrate degli anni 30, Das Magazin si chiamava, e c'erano queste donnine tipo Louise Brooks, un po' discinte così, che in questo mio immaginario di adolescente mi aveva aperto chissà quali orizzonti così. E in realtà a me gli anni 30 piacciono tantissimo dal punto di vista estetico, dei costumi, della moda come del periodo, per cui mi è venuto quasi spontaneo per un po' concentrarmi in questa passerella femminile, ma non è che hanno un ruolo dal punto di vista estetico, mi piaceva ritrarre, quindi quello è venuto in questo modo. Poi altre domande, qualcuno sulla gastronomia, qualcuno l'ha fatto, così, ma le miniere ci sono, funzionano ancora, e via discorrendo, meno le domande erano quelle. Quindi la collezione devo dire che è stata molto buona, anche le recensioni, sono uscite due paginoni sull'Unità, un panorama, insomma, un po' da tutte le parti. Quindi... E poi la mia piace di più è proprio il calore del pubblico che mi scrive, perché per fare questo libro ho avuto questa pensata, ho aperto una pagina Facebook dedicata proprio al libro, l'illusione della ferma, c'è ancora, nella quale ho fatto una sorta di diario di bordo, ogni giorno postavo un'immagine, un bozzetto, una foto, una riflessione, potevo andare, ero in posto chiuso disegnando troppo, non ce la farò mai a finire con la scadenza, e oggi sono andato lì a vedere questo, quindi diventavo un diario di bordo, perché tante persone cominciano a scrivere. Quando ormai sono reso conto che la situazione era drammatica perché si avvicinava la scadenza, e mi sostenevano anche psicologicamente, dai che ce la fai così, e alla fine quando ho detto finalmente finito il libro ufficiale, ho detto ah, finalmente sarà quando leggerò il libro sarà un po' come averlo scritto e disegnato anch'io, tanto mi sono sentito partecipe attraverso questo diario, quindi è stata una idea di coinvolgere anche, io volevo raccontarmi un po' anche queste modalità di lavoro e coinvolgere del pubblico. Molte volte a un certo punto, cioè io penso che insomma
sì, ne approfitti anche, so che chiede ai lettori, ma mi piace più questo, no, quello è tutto, perché così no, no, faccio, questo è un bel, scherzando naturalmente, però in realtà la cosa che anche simpatica del, che c'è attorno poi ad ogni libro di Gabo, è questo che lui tende a creare un rapporto con i suoi lettori. Io dico, esagero un po' perché prima faceva riferimento alla creazione di un personaggio, dovevamo scegliere la faccia, però io se aprivo la mail mi vedevo 200 mail di Gabo, ogni mail c'erano due o tre foglie di guarda questo, molte volte con anche delle varianti che ti mettevano in difficoltà perché erano proprio minime. E per questo ti dico no, prenditi le tue responsabilità di autore, vai a fare delle scelte. No, che le parlo l'ho scelto io, l'ho ottenuto di mia spontanea iniziativa, senza nessun tipo di consiglio o pressione. Però è stata un'esperienza veramente interessante lavorare così con un rapporto diretto, perché pensavo esiste Facebook, lo usiamo non soltanto per dire quello che ci passa per la mente, ma vediamo un po', raccontiamo un po' come nasce un libro, quindi devo dire che sono contento, sono stato molto contento di aver fatto la presentazione assoluta in anteprima nazionale proprio alla Marina Caffè Noir di Cagli, tant'è che abbiamo anticipato di un giorno l'uscita del libro per averlo proprio il 2 settembre. E sono felicissimo di essere oggi qui, proprio che parte del libro si svolge qua, anche il retrocopertina tra l'altro è qua, e mi sembrava una cosa molto bella di giocare un po' in, ormai per me in casa, perché ho frequentato così tanto per un anno e mezzo tra testi raccolti e realizzazioni, mi sentivo in casa. È così. Allora, avete ancora voluto fare domande nel frattempo? No? E allora il rituale. Oh, eccola qua, vai. Salotto del mattino. Mi è stato risposto sì, così erano più tempi. Allora, iniziamo su però voglio provare a fare una proposta. Forse non si dice un autore fare qualcosa, però io vi posso dire. Saltiamo su Argentina, saltiamo agli anni 50, c'è una mamma che ha un figlio a vedere la sua scuola, a vedere come lavora, a vedere anche dove ci sono anche arrivano le galline. E siccome la storia, viene un po' anche da quello che si vive, perché non una storia su questa maestra? E l'ho già scritta. Mia mamma iniziato quella andavo, quando mi portavano nel sud, ci sarà la fine degli anni 60, bene, anni 70. E ho scritto di mia madre, ho scritto di mia maestra, penso che uscirà anche a breve un libro su questo, quindi Perché dovevo fare, ecco, vedere una donna spostata un po'. No, c'è, ma questo è la loro. Questo è un altro libro. Questo è un altro libro, cioè non è il fatto che le, è una questione di. La questione di copione del libro, qua loro le racconta, però no. Ah, ecco. Anni 80, ci sono alcuni suoi romanzi dove anzi le figure femminili sono tratteggiate in maniera anche molto, molto precisa, molto appunta, sempre con questo desiderio di farle scoprire. Diciamo che lui in alcuni altri libri ha tratteggiato delle figure femminili in maniera molto, molto acuta e molto. Io uso questo termine in maniera molto poetica, soprattutto un certo tipo di ragazze che popolavano così la nostra società negli anni 80, quindi erano anche delle ragazze che quindi erano molto più evolute rispetto al tipo di donna che viene raffigurata in questo libro. Però qui c'è un discorso sulla rappresentazione anche del fascismo, e non lo si poteva fare forse, o si sarebbe usciti fuori dal tema andando a
raccontare un altro tipo di donna che non è quella borghese che si accompagna al tipo di personaggio. Però conoscendo Mariotto, io credo che, vabbè, per esempio io ricordo il suo romanzo Sotto le bombe di maggio, dove lui è molto attento proprio ai personaggi anche che fanno parte della sua storia, anche della sua stessa storia familiare, e infatti questo libro nasce da suggestioni che gli sono state ispirate dalla madre. Io quindi credo, anzi, che possa essere apprezzato una scelta di rappresentare quella figura di donna, ma capisco il desiderio di vedere magari l'autore cimentarsi su un altro racconto, ma questo magari accadrà, però non era questa storia, non poteva esserlo per tanti motivi, altrimenti forse non sarebbe stata così buona e così interessante. Interessante anche perché, per quel discorso che dicevamo prima, perché è anche ora di iniziare a presentare la Sardegna non secondo degli stereotipi che sono molto spesso l'immagine che gli altri hanno di noi e non la nostra vera immagine. E secondo me Mariotti in questo libro fa proprio questo, cerca di rappresentare il suo immaginario che nasce in una terra, anche se sta in questo caso andando indietro nel tempo, però in una maniera che magari sorprende il lettore, può sorprendere non solo il lettore sardo, anzi soprattutto il lettore non sardo. Che porta anche un dramma, che non ho capito se sia proprio quello, questo male agli occhi del bambino, se sia il vecchio trachoma, che era effettivamente una delle afflizioni più grandi che ci fossero in Sardegna in quel periodo. Quando si parlava del famoso dottore a Cagliari, io in quel momento non ero in Sardegna, ero in Atica, cioè nel 39. Però penso a mio padre che mi diceva di professor Rosalesi, che era un grande oculista che operava a Cagliari e che era uno specialista mondiale del trachoma, perché qui faceva. Non so se quel bambino avesse il trachoma. Io l'ho letto così perché in quel momento. Io mi sono ispirato anche a mia mamma, che soffre di degenerazione maculare. Lo vedevo e al bambino poi alla fine hanno applicato lui, che il trachoma si fa benissimo. Comunque esisteva questo problema, alla fine è dei popoli africani e di tanta altra gente del territorio. No, e poi io volevo in qualche modo ringraziare per aver centrato diciamo questo territorio, per averlo centrato nelle sue particolarità. Nel senso che emerge un territorio, anche dal racconto stesso, che in fondo è un territorio sardo, o meglio, è un territorio di dominazione della Sardegna, proprio tipico e pieno, cioè anche in tempo moderno. Iglesias, e tutto il mondo delle miniere di Iglesias, soprattutto tutto il mondo dell'imprenditoria mineraria di Iglesias, è un mondo esterno, completamente esterno. Tutta la vita della città e del bacino minerario è una vita imposta dall'esterno a un determinato territorio. Non parliamo di Carbonia, e anche Carlo Forte in qualche modo diciamo, vive di una realtà simile. E mi sembra molto importante sottolineare questo fatto, perché questa è veramente la particolarità del territorio, che ne fa non una terra ferma, ma una terra molto mobile. Molto mobile per via di queste dominazioni che o economiche o diciamo militari di occupazione diciamo per esempio del periodo aragonese, del periodo di Sao Paolo, che la rendono effettivamente una terra particolare.
Nel ringraziarla dico anche questo, come al solito, come capita spesso proprio a questa terra, ed è la ragione per la quale è bene, è molto bello che si sia messo l'accento su questa terra, sfugge l'ambiente più naturale di questa terra, quello originario, quello del Sulcis, che non emerge mai, dove sua madre ha anche insegnato, per esempio a Narcao, no? Sì, è vero che emerge qualche mulino, ci sono i mulini da noi, ce n'era una a Carbonia, a Surrai, dove ci sono corsi d'acqua, diciamo che hanno una certa prevalenza di flusso anziché di magra, ma insomma c'è qualche, nelle fotografie, nei passaggi con l'automobile, no? Si vedono gruppi di case che possono essere in medaglia per la terra. Quella popolazione emerge solo se si è fatta minatore, non emerge nella loro realtà. E questo è anche logico, perché anche io, da ragazzo, arrivando qui, non ho visto nulla di quella realtà. Ho visto soltanto la realtà di rappresentanza che si presentava. Abbiamo le tre città di fondazione, in fondo sono nel racconto, la città di fondazione medievale, la città di fondazione diciamo contemporanea e la città di fondazione dell'epoca moderno che è il capoforte. Ecco, questo. Io su questo direi che dovrebbe essere uno stimolo a continuare a cercare, a continuare a indagare. A lei spettava solo il compito di immaginare il territorio, perché questo è il compito della poesia, non è quello di entrare nei dettagli storici, no? Dovrebbe spettare a noi cercare di approfondire invece questo aspetto, che secondo me è molto importante, che secondo me porterebbe a una storia più vera del nostro territorio. Basta pensare che noi siamo stati dati per scomparsi per 3 o 4 secoli. I libri di storia dicono che siamo spariti alla fine del 300, noi come tribù, e siamo ricomparsi a un certo punto del 700. Cosa sia capitato in mezzo non lo sa nessuno, non esistono documenti, però si dice, ma in base a certe rilevazioni censuarie di un certo periodo non risultava nessuno in questo territorio. Quindi, perché nessuno, non si è approfondito questo tema. Sì, per esempio qualche geografo molto illustre dice per tutta la Sardegna è successo questo, però quasi tutte le città che sono scomparsi, i paesi che sono scomparsi, non sono più ricomparsi. Nel sud ci sono ricomparsi tutti, escluso Tului, che non è ricomparso, ma sono ricomparsi tutti. Questo secondo me dà il segno di quanto andrebbe approfondita la storia nostra e dà il segno di quanto sia stato utile cercare di evocare quello che non è facilmente, non emerge così, ma che forse si sente anche in questa nostalgia per qualche passato che viene a mancare. Per il passato di chi che forse si trasforma in pioggia, forse in insicurezza di fronte al mare, forse si trasforma in tutto questo, in chi lo viene a guardare così. Ma speriamo bene, penso di aver conseguito. No, in qualche misura è anche il discorso che faceva la signora, nel senso che è un territorio questo dove si può ancora scavare per ricavare delle relazioni, non soltanto cercare morte, ne vedo sempre. Io direi che sono contento, vi ringrazio e poi vi dico anche se qualcuno è interessato a comprare il libro, sono qua a disposizione a firmarlo, a fare il disegno, sono qua, il primo firma a lui che non l'ho ancora fatto, se qualcuno vuol venire lo ringrazio, intanto grazie a voi, grazie a Libreria di Integri che ci ha ospitato, grazie a Liberos che ha organizzato l'evento, grazie a Betty che mi ha accompagnato e presentato e poi la stazione di storia locale del Ministero di Sibere che è fondamentale e poi anche vi do appuntamento al Festival di Nuez che... Noi siamo in pieno Festival di Nuez, questo è nella collaborazione con Entula, una piccola finestra di Nuez dentro Entula, dentro Libera. Un appuntamento c'è già domani
Da domani si inaugura al Sercio di Cagliari una mostra sulla Brigata Sassari, c'è già una mostra sulla Prima Guerra Mondiale, ci introduciamo noi con una mostra su con tavole a fumetti e poi tantissimi altri appuntamenti da qui a dicembre, se così prestate attenzione anche a quello che comunica la stampa, non vi sarà difficile imbattervi in appuntamenti di voi. Uno, ve lo ricordo, il 13 novembre facciamo una giornata di riflessione anche attraverso i fumetti, ma non solo, attraverso i fumetti sulle migrazioni, su tutti i problemi connessi. Un grazie a Entula per questa occasione di collaborazione. È proprio una cosa che è iniziata in Sardegna, secondo me è molto bella, si sta iniziando a collaborare, a fare le cose insieme, è una nuova politica che stiamo portando avanti nel fare gli operatori culturali, cioè unire le forze e darci una mano a vicenda. E io spero poi, visto che vedo amici che veniva a trovare spesso a Carbonia quando organizzavano un bellissimo festival del fumetto, di cui è ancora vivo il ricordo, io spero che magari proprio qui a Carbonia si possa tornare anche per qualche iniziativa che rinasce qui relativamente al fumetto. Grazie a tutti.